capita anche questo, di fare un pezzo di strada e di trovare... Reartas, giusto? Nova, ecco, ma loro non è un caso se sono qui, perché qui siamo a Lucca Comics, la città che si sveglia in modo clamoroso con persone come loro, tanti giovani e non solo, all'interno di una manifestazione davvero di respiro internazionale. Restate con noi e ne saprete di più. Abbiamo seguito 4 supereroi, 2 streghette e 1 zombie e siamo arrivati al Temporary Story. Beh, bella, che ci fa Unicop Firenze a Lucca Comics? In effetti è il primo anno che siamo qui a Lucca Comics con questo Temporary Store ed è un'iniziativa bella, prevalentemente è ristoro, quindi facciamo focacci di nostra produzione, schiacciate, pizza e poi abbiamo qualche prodotto a marchio Fiorfiore e dei succhi di frutta Vivi Verde. E diciamo è una bella esperienza perché appunto siamo il primo anno e anche per Unicop Firenze è stata una bella iniziativa. Beh, è bello però vedere entrare uno zombie che chiede un pezzo di pizza, no? In effetti fa sorridere perché sembra essere un po' in un periodo un altro tempo, insomma, ecco. È divertente, c'è veramente un'aria festosa e serena e quindi si lavora anche in maniera più facile, più sorridente. Pubblico festante alle nostre spalle, quindi questo vuol dire che bisognava venire a Lucca Comics? Assolutamente sì, per 2 ragioni. Uno, perché i fumetti sono una delle modalità di comunicazione che utilizziamo per raccontare il Mater B, le bioplastiche e l'ambiente in generale al pubblico, per cui i fumetti sono il punto di congiunzione tra la nostra attività e Lucca Comics. E Bia, che è la protagonista di questa mostra, è disegnata da Paolo Mottura, che è un grande illustratore di Topolino Magazine. Tra l'altro tu hai un fumetto praticamente in mano. Questa è la raccolta che abbiamo realizzato apposta per questa attività, questa presenza Lucca Comics, che comprende le prime 3 puntate dell'avventura fumetti di Bia, che sono queste qua, in un'edizione speciale a tiratura limitata proprio per questa manifestazione qui. In queste avventure Bia scopre attraverso tutta una serie di amici le caratteristiche delle bioplastiche e l'applicazione in vari ambienti, settori come l'agricoltura, la grande distribuzione piuttosto che altre situazioni. Senti, ma questo ambiente non muore a Lucca Comics? Assolutamente no, questo ambiente qui è una mostra che si chiama B come Natura, composta da 3 exhibit interattivi e multimediali che gireranno per 7 capoluoghi di provincia toscani, in 9 centri commerciali e saranno appunto uno dei motivi di sensibilizzazione maggiore del pubblico scolastico, familiare e anche dei dipendenti all'interno dei centri commerciali. E nel dettaglio quali sono questi centri vendita Unicop Firenze? Allora, per il 2017 Lucca Sant'Anna dalla prossima settimana e a seguire Sesto Fiorentino. Per il 2018 abbiamo Montevarchi, Agliana, Siena, Firenze, Prato, Cascina, Navacchio, Empoli. E concluderemo l'attività a Fortezza con la Fiera Internazionale dell'Artigianato. Torna Lucca Comics e torna la festa, prese d'assalto strade, le mura, ma qual è il segreto di tanto successo? Sicuramente l'integrazione della manifestazione nel centro storico. Da quando nel 2006, per il 40° anniversario della manifestazione, siamo tornati nel centro storico, la manifestazione è cresciuta molto, perché non è una manifestazione estranea, ma è una manifestazione che si è completamente fusa con le vie cittadine, i palazzi cittadini, i cittadini stessi, quindi questo sicuramente è uno dei più grandi successi. Solo per far capire la portata del fenomeno, che numeri smuove Lucca Comics? Allora, 271.000 presenze in ticketing nel 2016, oltre 475.000 presenze uniche fra ticketing ed extra ticketing calcolate nel 2016, per un totale di quasi 800.000 presenze nell'arco dei 5 giorni dell'anno scorso. 56 milioni di indotto, 56 milioni di euro di indotto nella manifestazione 2016 solo considerando le persone con biglietto. Questi sono numeri ovviamente da capogiro per una manifestazione come la nostra. Quando si comincia a pensare alla prossima edizione?
abbiamo già iniziato in questi giorni. Ovviamente organizzare una manifestazione di questo calibro occupa più di 12 mesi, addirittura 16, perché chiaramente l'organizzazione è complessa, per invitare talent internazionali ci vogliono anche anni di anticipo e per ragionare con le grandi aziende partiamo sin dal festival stesso per presentare la manifestazione ai grandi publisher del nostro mondo, dei nostri settori dell'entertainment, fargli vedere cos'è Lucca dal vivo, perché penso che Lucca non la si possa spiegare, si possa solo viverla. E lei è Catwoman, e lui è Batman, e l'altro è Robin. Beh, mi sembra che come finale di trasmissione sia assolutamente azzeccato. Questo e tanto altro è Lucca Comics. Invece, per quanto ci riguarda, l'appuntamento è tra 7 giorni. Ciao a tutti.